Buon pomeriggio, bentornati diretta dalla Palattacca. Yes. Appendice al campionato femminile, quindi play-out della Serie A Beretta femminile. Sì. Che vede impegnate il Cassano e il Malo. Le due squadre ovviamente si sono già incontrate mercoledì per gara 1 di questi play-out. Sì, con vittoria del Cassano per 27-24, quindi oggi gara 2. In caso di vittoria o del Cassano o pareggio per il Cassano sarà conclusa l'avventura, mentre il Malo dovrà andare al secondo turno dei play-out. Invece in caso di vittoria di Malo, anche di una sola rete, qualsiasi sia lo scarto, è prevista gara 3 domani pomeriggio alle ore 15. Quindi ho visto il programma, bravo, partita Luca. Avvincente, yes. Le due squadre stanno rimettendo tutto in gioco dopo una lunga stagione con vari problemi, abbiamo, senza star qui a ricordarlo ovviamente, qualche peripezia a livello di Covid, come partite rinviate, ragazze a casa in quarantena, quindi anche questo campionato giunge alla fine per queste quattro formazioni. Ricordiamo l'altra coppia di semifinaliste del play-out, chiamiamolo così, giocheranno alle ore 20, che sono Mezzo Corona e Cellini Padova, con vittoria in gara 1 in questo caso del Mezzo Corona. E quindi le due perdenti di questi scontri si affronteranno settimana prossima in un analogo confronto al meglio delle tre partite per decidere quale sarà l'altra squadra che retrocederà in A2 insieme alla già retrocessa Leno, ultima della regular season. Andiamo subito a salutare e ringraziare prima di tutto la crew, quindi innanzitutto avete già sentito in voce in sottofondo il nostro mitico Cassio Peti, che torna finalmente anche lui qua alla Palattacca. Ciao. Poi alla telecamera abbiamo l'inossidabile Davide Milan, ai tastini e regia tecnica l'inaffondabile Davide Bianchi, alla console musicale quest'oggi una new entry. Attenzione. Cristiano Baggion, che io vi stavo parlando era Luca Basile. Bene, siamo qua pronti, aspettiamo solo gli ultimi istanti di riscaldamento, le squadre si stanno preparando. Ricordiamo innanzitutto la coppia arbitrale che dirigerà questo incontro, andiamo subito a leggerla, sono i signori Fabio Bocchieri e Nicola Scavone. Questa è la coppia che dirigerà questo incontro, coadiuvati in panchina dal delegato PGH, vale a dire Walter Fabian. Ricordami l'allenatore della squadra femminile del Cassano, caro Luca. Salvatore Onelli, quindi ecco. Magari partiamo ancora qualche istante di attesa, magari ne approfittiamo per leggervi il roster delle due squadre, quindi Cassano Magnago che si schiera con numero 5 Frazzi Sofia, numero 8 Svobi Chagba, numero 10 Gloria Montoli, numero 13 Zorica Jovovic, numero 17 il capitano Michela Cobianchi, numero 19 Giulia Gozzi, numero 21 Sara Piatti, numero 27 Giulia Laita, numero 30 Sara Zanellini, numero 35 Eva Broggi, numero 46 Lisa Ponti, numero 50 Rebecca Geller, numero 55 Chiara Priolo, che però abbiamo visto è stata sostituita all'ultimo momento, quindi non sarà in panchina, un problema al ginocchio, poi cerchiamo di capire da chi è stata sostituita, con numero 89 Giulia Milan, con numero 92 Nila Bertolino, con numero 95 Alice Milan. Ma ho visto c'era un 38 qua referto, esatto, Asia Macchi. Sì, ovviamente rientra Asia Macchi al posto di Chiara Priolo, che abbiamo avuto un leggero infortunio al ginocchio ieri in settimana, quindi non sarà della partita. Pronte invece le ragazze del Pallamano Guerriere Malo, con numero 2 Stefania Alfonso, con numero 3 Gaia Lappo, con numero 7 il capitano Giorgia Dalle Fusine, con numero 16 Yvonne Dulgherova, con numero 17 Anna Pozzer, con numero 20 Sara Maestrello, con numero 21 Nina Buna, con numero 22 Marta Pozzer, con numero 23 Matilde Girotto, con numero 26 Jessica Zanella, con numero 27 Chiara Bernardelle, con numero 31 Sofia Rodriguez, con numero 37 Arianna Moretto, con numero 38 Chiara Fabris, con numero 77 Micaela Barresi e con numero 90 Giulia Zambon. Allenatori per il Cassano, abbiamo detto Salvatore Nelli, per il mezzo, per Guerriere Malo Rodrigo Sabino. Abbiamo citato tutti, quindi abbiamo dimenticato nessuno, bravo, mi pare. Bravo. Vado solo a correggere il numero 38 Asia Macchi. Ah, sì, ok, Asia Macchi, certo. Che risulta qua dal referto.
col numero 38. Yes. Parte anche questa 0-0 come tutte le partite. Così dicono, sì, oh, sì. Ma neanche quelle sì, per poi, il poi, come ho detto, non conta differenza reti, quindi anche in quel caso vittoria di 3 all'andata, ma non conta, quindi bisogna vincere anche solo di uno, basta vincere, oppure per il Cassano può essere sufficiente anche il pareggio, abbiamo detto. E quindi per... Invece per il Malo una sola chance, vincere qua per poter rimettere tutto in discussione domani in gara 3. Ultimi istanti, ultime indicazioni dei due allenatori. Ancora qualche istante, poi inizierà questo match, ricordiamo, gara 2, semifinale, play-out, Serie A Beretta femminile. Nel frattempo si stanno svolgendo anche i play-off per la lotta a scudetto. Ma hai anticipato la domanda. E l'accoppiamento delle due semifinali vedono Brixen e Pontigna, con Brixen che ha appena vinto gara 2 in casa contro Pontigna, quindi ha già staccato il pass per la finalissima, mentre in serata giocheranno gara 2 Salerno e Mestrino. In questo caso la prima gara vittoria del Salerno, immaginavo, a Mestrino, quindi match point questa sera con per una le campane di Salerno raggiungere Brixen. I Brixen in finale. In finale. E sono le due squadre che hanno concluso ai primi due posti la regular season, quindi i favori dei pronostici ce le davano come candidate a disputare finale. La finale. Parte 0-0 con quindi il Malo in attacco. Vediamo, scambio tra centrale e terzino. E bello lo scavalcamento, 1-0 per il Malo. Riparte veloce Cassano. Subito scarico il centro, cambio direzione, intercetto. Possibilità del 2-0 per il Malo. Che va? Finta e 2-0 per il Malo. Con numero 38. Ah, quella che dicevamo, quella che doveva essere la macchia. No, però ha segnato il Malo, non abbiamo segnato noi, purtroppo. No, hai ragione, guardavo sul roster sbagliato. La prima rete invece, scusami. Non l'ho vista, Chiara Fabris è il 38. La prima rete, dunque, ha segnato terzino destro, però potrei sbagliarmi, Luca. Michela scarica, Valala. Panion, parata, pivot, Panion! E la 2-1, Gloria Montoli se non sbaglio, giusto, pivot? Sì. E palla sopra la testa, quindi è doppia, possesso Cassano, riparte. Possibilità del 2 pari. Fallo 9 metri. Montoli pivot, vedo, mi sembra una Ferrazzi terzino sinistro. Abbiamo Michela terzino destro, numero 17, sì, è lei, Superco Bianchi. Ecco che riparte, Michela ora va a centro. Possibilità, ripetiamo, due pari dopo due minuti. Ah, passaggio sbagliato a Ferrazzi che dà la palla al Malo. 2-0-7, Cassano ovviamente. Andiamo a vedere i rooster, Malo che schiera come alla sinistra con numero 31 Rodriguez, poi centrale 17. Con il numero 17 abbiamo Anna Pozzer. 31 è terzino, 31 sinistro. È terzino, sì sì, poi con il numero vedremo 77 Barresi, con il numero 38 all'ala Fabris, risale con il numero 27, quindi... Jessica Zanella, no scusate, 26, passivo. 27, Chiara Bernardelle, passivo, 2, pivot 3. Marta Pozzer e in porta Yvonne Dulghierova. Penso poi che abbiano solamente due passaggi. Poi vedremo. Eccolo il, qua. Il set del Castagno in attacco, prova Rodriguez da fuori. Attenzione, lancia il contropiede, per... lo prende, Panio, due pari. Grande. Lancio millimetrico per Giulia Gozzi.
Che passaggio, che riesce mezzo alla difesa. Ad arpionare con le unghie questo pallone, non altissima, ma era calibratissimo il passaggio. Quindi riporta in parità la situazione dopo l'avvio ovviamente del Malo, che sarà scappata via sul 2-0 nel primo minuto di gioco. Ristabilita la parità. Poi anche un passaggio sbagliato al Cassano, quindi tre occasioni. Il Cassano è stato bravo. Pivot! Ruba palla Gloria, ma riesce a conquistare Rodriguez. La prende, si gira su Cobianchi. La tiene, Ferrazzi la pivot, tiene. Ma viene solo verbale per adesso. Quindi. Era con la Montoli. E entra, cambio direzione, Barresi. Scarica, pivot alla libera, riparte il Malo. Non sa più chi passare, la vede pivot e va con la manina sinistra. Brava portiere Cassano. Parata di Nila. Mentre per il Malo segniamo anche un cambio attacco e difesa. Esce Pozzer che guida la squadra in attacco e in difesa invece posizione di secondo o uno dei terzi, diciamo 6-0, quindi terzo da destra. Abbiamo con numero 21 Nina Buna. Tanto il Cassano si libera e si porta in avanti con Sofia Ferrazzi. Riparte il Malo. Che rimatta completamente la situazione, portando in vantaggio il Cassano. Fallo sul pivot, 22. Buona del Malo, Cassano, bene, ma... buona difesa, sempre Ferrazzi che tiene botta. Pronta a ripartire in contropiede, ma gli arbitri fanno segno che questa difesa comunque non era completamente corretta. Quindi rimessa in gioco dai 9 metri per il Malo che attacca. Barresi spazio, prova a incrociare con Rodriguez, brava la Montoli che l'arbitro. La segue ancora lancia, sì, ancora per Gozzi. Panion 4-2 Cassano, che due lanci del portiere si conoscono, sì, hanno giocato assieme al Conversano, quindi giocano assieme praticamente da 5 anni, si conoscono abbastanza bene Nila Bertolino e Giulia Gozzi. Lo sapeva che là trovava qualcosa, lancio quasi a colpo sicuro, sapeva che sarebbe spuntata Giulia Gossi in quella porzione di campo. Prova Pozzera in penetrazione, ma ancora Nila, poi riprende la palla a stessa Pozzera, ma è dentro l'area, può ripartire Cassano con direi parziale 4-0, giusto, sì. Luca? Cambio di Lisa direzione. Ponti viene fermata, intanto lo applichiamo per legge Virrusso, quindi Cassano che schiera in posizione centrale Lisa Ponti, Terzini, Cobianchi a destra e Ferrazzi a sinistra. Sulle ali abbiamo Gozzi e Giulia Milan, pivot Gloria Montoli. In porta ovviamente già citata Nila Bertolino. Ecco Michi che scarica super Ferrazzi, bello, pinta. Cambio di direzione. E ci mette la manona Giulgherova. Il paraton della... E c'è anche un cartellino giallo per il numero 22 del Malo. Attenzione, ne parliamo su, cosa dice l'arbitro, si riparte. Sì, doveva ripartire perché stavano ammonendo la giocatrice. Stavano ammonendo e quindi il gioco nel frattempo era... Non poteva riprendere. È ripartito dal punto di partenza, dove si è determinato l'evento che ha determinato il cartellino giallo. Quindi gli arbitri hanno dato il vantaggio, però poi sulla azione conclusa sono andate ad ammonire Pozzer, Marta, una delle sorelle Pozzer, per la scorrettezza precedente. Ecco qua, tira ancora bene. Barresi, ma ancora Bertolino, ancora molto bravo, molto presente in posizione con le mani giuste. 4-2, possibilità del Cassano, scarica su Michela, ecco, che Bianchi non riesce, era riuscita a non commettere fallo di piede, di ma piede poi ha scaricato ovviamente passaggio non preciso, ma aveva perso coordinazione, sì, aveva mezzo passo per i passi e quindi ha dovuto scaricare senza tanta. Ecco, bene, viene Rodriguez ammonita. Viene fermata, Ferrazzi. Ma anche per Ferrazzi ammonizione, forse il fallo era più di Gloria, però gli arbitri hanno... In inizio, solo che Ferrazzi è rimasto con la maglia in mano e quindi l'arbitro l'ha colta. L'ha beccata con il cucchiaio, sì, esatto. E la marmellata. Esatto, come si quindi dire. Ha detto, sei te, va bene, ovviamente Ferrazzi ha detto... Ecco, perde palla, Michela che mi lancia, attenzione, Gozzi, chi è che va? Però sta tornando... Cambio di direzione... Rigore, la giocatrice del Malo ha interferito in maniera addirittura 3 minuti. 2 minuti, sì, stavo dicendo, ha interferito in maniera corretta, invece l'arbitro non ha ritenuto. Erano rimaste in 2 contro 2, sembrava l'azione potesse concludersi senza grosse cose, poi invece accelerazione di Gozzi sull'ultimo passo costringe 2 millimetri Barresi e a commettere fallo e a subire anche Michela, la sanzione. Vediamo se Lima. Michela Cobianchi per il 5-2. Del Cassano, finta no, ma ci sono qua ancora io. Ha forse pestato la riga.
Sì, ah. Poi sulla respinta dice che ha commesso in fase, quindi tiro di Cobianchi, respinta di Dugghero, ma si è avventata la stessa Michela sul pallone, ma, sì, ma secondo l'arbitro commettendo infrazione di area, quindi possesso, sì, palla restituito al Malo. Dugherova impedisce la lunga più 3 dell'Amaranto. Vediamo, c'è una marcatura sulla numero 31 del Malo. Malo decide di giocare con l'uomo in meno, quindi non toglie il portiere, quindi marcatura uomo su Rodriguez, che però la elude, si libera il tiro, deve essere più attenta Giulia. Eh sì, la elude, infatti la Montoli si è presa una bella botta. Cambia ancora Rodriguez, ma ancora fallo. Si è capito che la giocatrice più pericolosa del Malo, eccola lì, se l'è persa. Scarica, l'ala libera. Ah, è stata una deviazione di Gozzi, quindi rimessa, sì, dal fondo per il Malo. Che aveva la palla in mano, ma le è proprio scappata. Ma c'era anche 9 metri, quindi però passivo, tiro in sottomano. Tiro schiacciato, ma non Pozzer prende la porta. Può ripartire Cassano, vediamo, si guarda un attimo intorno Lisa Ponti, poi vede che non c'è possibilità di contropiede, preferisce andare con la mano organizzata. Gioco manovrato, c'è inferiorità ancora del Malo. Superiorità numerica, quindi preferisce sfruttare al meglio questo giro di palla con l'uomo in più. Ancora 30 secondi, la donna in più possiamo dire. Oh, l'atleta in più, così siamo a posto. Mi scarica la Ferrazzi e... no. Tiro centrale, forse sotto fallo, ma dal vantaggio Ferrazzi. Attenzione, riparte in contropiede. Bene. Rodriguez, ma mancando anche 13 secondi alla fine della penalità, preferiscono fare un attacco lungo per recuperare. Ecco qua la parità. La giocatrice in meno, no, questo non cambia, mancano ancora 5 secondi, quindi probabilmente andrà a prendersi un 9 metri, poi si libera l'ala. Rigore. E si va a guadagnare un 7 Michela, metri, minuti. E sarà il 2 minuti, no, per Giulia Milan. Ma non era il fallo di Michela? Eh sì, probabilmente non si è accorto l'arbitro dello scambio di giocatrici, però sempre una giocatrice del Cassano era. Ha dato il vantaggio, dice Davidino, la sa lunga, attenzione. Vediamo qua su questa possibilità. Situazione analoga, rigore per Dalle Fusine. Una finta. E poi si realizzare numero 7 del Malo. Accorcia le distanze. Dalle Fusine Giorgia, capitano. Cassano che aveva 4 possibilità per andare sul 5-2 il Cassano. Aveva risposto a quel gol iniziale del Malo con un parziale 4-0, poi un paio di azioni non trasformate, sì, anche infatti, un rigore neutralizzato parato da Dugherova. Mi esce la Montoli che mi scarica su Monica, adesso ancora gioco manovrato. Vediamo, scarico, Ferrazzi, cambio, Michela. Bianchi, palla per Zaniolini, spostata a destra. No, ancora, pivot, c'è Dugherova, va con l'aiuto del palo, neutralizza. Però danno invasione di area alla Montoli, riparte il Malo. Per la cambio Barresi, di direzione, bellissimo. Cambio di direzione, ma... Poi non ho capito se c'è stato tocco di Mila era fuori diretto. No, non ha preso la porta. E mentre per il Cassano, attenzione, c'è la situazione di extra player, quindi fuori Bertolino per permettere a Salvatore Onelli di mandare in campo 6 ragazze in attacco. 6 ragazze in movimento con una giocatrice, diciamo, espulso 2 minuti. Montoli. Ancora 40 secondi in inferiorità numerica. Esatto. Ovviamente perdere la palla in questo momento, sì, è impossibile perché c'è porta libera. Ecco, andiamo. Stessa situazione, Ferrazzi non sì, trova la porta, palla oltre la traversa. Nel frattempo rientrato portiere. Nel frattempo Gozzi ha dato il cambio a Bertolino. E il Malo ha la possibilità del pareggio, Luca. Sì. Comunque sapevamo che sarebbe stata una partita equilibrata. Ecco la Ferrazzi, che brava! È andata a interferire sulla diagonale, ha determinato un passaggio indietro, questo vuol dire anche molti meno secondi per... Attenzione Rodriguez, ancora cerca di liberare il pivot, mi va Vel Cassano, ma la vuole manovrata. Beh, anche corretto, perché è un po' di tempo che sbaglia. Cassano, diciamo, recupera adesso l'inferiorità numerica, quindi bene ha fatto Elisa Ponti a abortire l'idea del contropiede. Giusto. Dicevamo squadre che si conoscono, squadre molto giovani, queste ragazze sono affrontate varie volte nei campionati giovanili e anche in campionato quest'anno. Vittoria l'andata del Malo, pareggio in casa per l'ultimo turno del campionato, e vittoria del Cassano di 3 nella gara 1 di questo incontro. Quindi che bel cambio di direzione, giocatrice del Cassano, era anche sotto fallo e la cosa no
Lisa Ponti a realizzare il 5-3. Bene, ha sbloccato dopo 11 minuti il Cassano la possibilità, dopo l'undicesimo, non dopo 11 sì, minuti. Non segnava. Eccola da lì, 5-6 minuti. Michele ci prova, ancora mano addosso tutti, fallo, riparte il malo, 12-40. Il 4-0 risaliva a contropiede di Gozzi al quarto minuto, siamo già a 12, quindi 8 minuti senza segnare. Pora vediamo cosa dà il rigore, difesa in area. Difesa in area non dà... Difesa in area, e quindi il Malo batterà con il suo numero 77. Si presenta rigore, Parresi, vediamo, sulla linea dei 7 metri. Vediamo il Cassano come se la gioca. Finta, Panion! Segna il Malo, 5-4. Riparte in parità numerica, 13 minuti e qualche secondo del primo tempo. Il Cassano conduce 5-4, possesso palla in attacco. Diciamo partita di mercoledì molto equilibrata, molto tesa, diciamo, magari non fluida, entrambe le squadre sono state in difficoltà nelle difese, soprattutto. Intanto caduta. Gol di Ferrazzi, credo anche un due minuti per Nina Buna. Ha caduto praticamente sulla schiena senza mani. Andata bene che ha controllato la testa e non ha picchiato, ma era stato squilibrato nel momento del tiro. Attenzione, c'è l'arbitro che parla. Cassano che si riporta sul più 2. Dicevamo partita mercoledì abbastanza equilibrata fino a metà del secondo tempo, quando il Cassano ha trovato una maggiore fluidità e una 2-3 reti consecutive che erano permesso di prendere quel piccolo vantaggio di 2-3 reti, poi a un certo punto allungato fino a più 5, ma poi l'ultimo quarto d'ora è riuscito, non diciamo a gestire, perché una pallamano 3-4 reti di vantaggio per un quarto d'ora non si parla di gestione, però è riuscito a mantenere lucidità e a impedire al Malo di recuperare. Rientrare, quindi certo. Alla fine ha portato a casa la vittoria contro reti di scarto, anche se abbiamo detto le differenze reti non conta assolutamente nulla, l'importante era vincere anche solo di uno per avere il doppio risultato a disposizione. Abbiamo detto pareggio, certo, o vittoria consentirebbe a Cassano di salvarsi in maniera definitiva, mentre in caso di vittoria del Malo, abbiamo detto gara 3 domani alle 15 di domenica 8 maggio. Qua festa della Cassano, mamma, quindi approfittiamo per mamma, sì, fare gli auguri qua a tutte le mamme all'ascolto. Qua Cassano il palattacca, giusto? Eccoci qua, riparte Rodriguez dalle fusine. Vedete, eccola lì, prova a scaricare l'ala, intercettano, ma non riescono a controllare la palla. Mi piace molto questi anticipi sulle ali con il rischio, dove ovviamente l'ala del Cassano va a difendere sul terzino. Rodriguez, attenzione al taglio di Barresi, ma ancora una volta Nila Bertolino, superiorità del Cassano, brutto passaggio, cambio direzione, Montoli, Pania, un traversa, palo, incrocio dei pali. Piccola indecisione del Cassano, buona la spinta della seconda fase con due passaggi. C'era Montoli che era qualche secondo che era libero. Eh sì, forse è stato un po' passato quando... aspettato troppo e al momento del tiro era un po' scarica. Infatti, sentite anche la pressione del difensore, quindi ha anticipato un attimino il movimento. E ancora una volta Cassano manca il più 3, quindi si rimane a più 2 a metà del primo tempo, quarto d'ora trascorso. Rodriguez uno contro uno, cerca il secondo palo ma non lo trova, non c'è fallo. Si lamentava anche di un contatto, ma c'è la Rodriguez che si è fermata. No, possesso palla per Cassano, Lisa Ponti in seconda fase, in velocità per brutto passaggio. Deve fermarsi, sì, per recuperare il pallone. Perché ha dato un passaggio avanzato, ovviamente l'ala non aveva più la possibilità di coordinarsi. Peccato. Per alzare e tirare. Michela, eccola lì, ce l'ha fatta. Brava Ferrazzi, ancora... rimedia perché... Sì. Brava Sofia, perché ha preso una palla non semplice. Questa volta infatti il passaggio è stato precisissimo per Giulia Gozzi, che non se l'è fatto ripetere due volte in elevazione a tiro. E ha depositato in rete il 7-4. Ed eccolo qua, il più 3. Al 15esimo. Tanto agognato. Sì, certo. Svanito in 3-4 occasioni. Ora finalmente Cassano allunga in maniera abbastanza decisa. Vediamo se coach Sabino chiamerà un time out. Vediamo. Ti sembra pensieroso in piedi davanti alla panchina. Tanto passaggi dai tre centrali senza nessuna pericolosità. Si libera Rodriguez, ma c'è anche sfondamento del pivot. Michela pivot. Va, lancia, che va da Gozzi. Sola. È sfondamento. Va a prendersi sfondamento, Giorgio delle Fusine con esperienza. Diciamo si che nel movimento davanti non era proprio in posizione, però l'arbitro era molto più vicino, quindi è giusto così. Ala, bello.
palla, va che ci va Michela che l'ha capita, che la palla andava lì. Vedete la sagacia di Michela che va a seguire sempre la palla prima di lanciarsi nella seconda fase. 7-4 possesso palla Cassano, momento importante del primo tempo. C'era stato un pallonetto stampato sul palo dall'ala sinistra, Michela nel dubbio che Nila avesse in qualche modo, esatto, spizzicato il pallone, prendo. Per sicurezza io la metto a in cassaforte. 7-4 e anche per evitare un eventuale recupero di altre giocatrici, esatto, e l'esperienza che ti fa agire così, perché dici la palla la metto in cascina, poi dopo parliamo. Ferrazzi, cambio, Michela lancia l'ala, Milan si brava, acqua bene da sinistra, grande, si crea angolo e va a depositare vicino al secondo palo, molto bravo con questo movimento di braccio e dell'anca che passa sopra la testa il braccio e va ad allargarsi l'angolo e quindi ad evitare il piede della portiera del Maro. 4-4 Cassano che ha allungato in maniera netta questa volta, vive di fiammata il Cassano, quel sì. 4-0 nei primi minuti ed ora ancora un parziale importante. Passaggio basso, il pivot molto bello, bella prestazione, bella molto prestazione bello del passaggio basso col pivot che va a recuperare dalla spazzatura quel passaggio lì con una perfetta intesa col suo centrale. Bella azione del Malo, 8-5. Passaggio per Nina Buna che viene confermata anche in posizione offensiva, non solo cambia attacco e difesa, ma gioca a pivot la fase offensiva del Malo. E si ben è servita. Visto, è andato a prendere proprio una palla molto bassa dove al momento in cui il difensore non poteva del Cassano più far niente. Risale l'ala, cambio di direzione. Michela la scarica, ma la prende ancora la giocatrice del Cassano. Cos'è? Recupera Gozzi, contesa lei. Intanto l'azione di prima non era di Nina Buna, ma era Barresi che aveva tagliato a doppio pivot. Quindi si è trovata lei. Grande, grande. Aveva scaricato su Michela che era troppo praticamente avanti per il passaggio, ma è riuscita la giocatrice del Cassano a recuperare la palla a terra. Passivo Michela. Scarica. Prova da fuori, Lisa Ponti. Becca Jolly. Bello, due piedi a terra, a pieno braccio va a tirare sul secondo palo. Sorprende tutti. Ancora portiere Cassano, fallo sulla la giocatrice del Malo, 9-5. Bella partita, 19, primo tempo. Diciamo un'evoluzione tattica perché questo... Barresi è stata spostata in maniera definitiva a pivot dentro Pozzer centrale dalle Fusine sulla destra, però vediamo questo sempre. Quindi, quando fa vedi il passivo praticamente Rodriguez, non ha più, però passa tutto, non ha da più possibilità passivo, ecco si è già giocata tutto, ecco taglio, avete visto il taglio, beh ma appunto sì. Infatti Michela a un certo punto. Quindi sappiamo che c'è un certo numero di passaggi, tutti i giocatori. In teoria sono sei. Sono sei, stavano aspettando il fatto che continuava a giocare. Avete visto la caratteristica del Malo che fa tra i tre centrali, fa tre passaggi andate e ritorno senza fare praticamente minaccia sulla difesa. Uno schema, vediamo. Per me determina una perdita di pericolosità, però ovviamente allenatore. Tira Ferrazzi e para. Portiere tiro abbastanza angolato però non potentissimo, sì. Al tempo di Ulgherova di allungarsi sulla sua destra, neutralizzarlo, sì. Siamo al 20esimo, un terzo di gara è andato, sempre 9-5, ecco, vediamo. Malo che deve accorciare distanze, ecco, oh, finalmente c'è stata la eccolo qua, il dell'allenatore di Rodrigo del Malo. Sabino ci vuole parlare su sul 9-5. Ha provato a cambiare un po' l'assetto, i suoi tre terzini, però non è ancora convinto della che le sue ragazze possono ricucire il gap, quindi probabilmente darà indicazioni più precise, più ficcanti in questi 60 secondi che ha a disposizione per appunto dare nuove indicazioni. Malo in attacco 5, Cassano in difesa 9, 20 minuti e qualche secondo del primo tempo. Ovviamente la partita sembra per adesso essere in mano al Cassano, però abbiamo visto come si è partito sotto di due, poi abbia un po' recuperato, poi si sia fermato e quindi abbia ritornato ad allargare il gap. Vediamo come sarà questi ultimi 10 minuti del primo tempo. Più veloce il time out di Dionelli, praticamente pochi secondi, poi subito le ragazze già in campo mentre sta approfittando fino all'ultimo centesimo. Certo, allenatore Sabino. Del Malo. Per cercare di raddrizzare una partita che si sta mettendo in maniera negativa, ricordiamo, ma deve squadra assolutamente vincere.
per poter rimandare a domani il verdetto finale. C'è questo... un rimescolamento, non c'è più Rodriguez a sinistra. Sì, vediamo dalle fusine, Rodriguez spostata a destra, quindi sempre Anna Pozzer in centrale, Barresi a pivot, quindi ha invertito la posizione dei due terzini. Sì. Mentre sempre Bernardelle e Fabris, le due ali mi sembra, sì. Del Malo, che in attacco, vediamo, vedete queste, questi passaggi tra i centrali, ecco adesso si interessa l'ala. Che vuol dire non allargare il gioco, entra bene, segna. E la Rodriguez l'ha messa a destra. Sì, diciamo, ha provato a spostare di là per togliere punti di riferimento. Le giocatrici non erano abituate a difendere su Rodriguez. Blocco del pivot, blocco regolare, Montoli. Riparte il Malo con la possibilità di andare a meno 2. 9 Cassano difesa, 6 Malo in attacco. 21 minuti. Cambio direzione, libera l'ala, c'è luce, riga! Invasione di Fabris. L'arbitro di Fonto vede e lascia la palla al Cassano, che ha la possibilità di riportare a più 4 la distanza con il Malo. Aveva provato un'azione veloce. Ferrazzi in panchina, se non sbaglio. Cambio di Michela, scarica ancora, ne recupera. Lotta. Dentro Light per Ferrazzi, sì. Posizione terzino sinistro, attenzione, terzino siamo sotto passivo. Chiama schema centrale Cassano, doppio pivot Panion, sì. Si ripete, sì. Lisa Ponti in doppio appoggio, l'incrocio al secondo palo che ovviamente ha fatto entrare il secondo pivot per creare più possibilità lei di avere questo tiro con la difesa più impegnata, infatti l'ha premiata. 10-6. Gira palla il Malo per consentire alle sue giocatrici di invertirsi, perché in difesa hanno mantenuto l'assetto precedente, quindi sul capovolgimento di fronte devono cambiare lato dalle fusine. Rodriguez, Pozzer cambia direzione, scarico per Bernardelle, ma ha capito tutto Nila, lascia il primo palo, poi glielo va a chiudere, riparte il Cassano in contropiede, dentro anche Broggi, proprio lei uno contro uno, poi scarica per Cobianchi, subisce anche fallo, quindi bene, va. Bisogna fermarsi, poi Eva Broggi va al cambio, sì, quindi promette per Broggi un cambio attacco e difesa con l'Aita. Infatti conclusa la seconda fase, ritorna in panchina e lascia spazio a Giulia Laita. Questa è la variazione tattica di Coccionelli. Cassano, nata scarico, Michela al terzino, alla Monti libera, c'è spazio, viene disturbato due minuti, del tiro, due minuti forse, cos'è, rigore, due minuti, ha visto una spinta, sì, grave, perché addirittura va a sanzionare numero 38 Fabris con un due minuti e tiro dai 7 metri per Lia Maranto. Sarà Giulia Mila ad incaricarsene, vediamo se farà la finta, se farà la rotazione. Finta, Panin ha due finte, brava, ha fatto spostare il portiere e segna. 11-6, prima volta più 5. Più 5 Cassano, sì. Cassano che in tutta la stagione ha sofferto un po' di medie basse dalle linee dei 7 metri dopo l'errore di Cobianchi. Prova Giulia Milan e per ora il risultato è stato ottenuto. Due finte, la seconda ha fatto spostare il portiere dal palo di destra e lei lì ha tirato. 11-6. Ci ha fatto un po' soffrire, ma alla fine il pallone si è insaccato. Sì. Massimo vantaggio Cassano. Pozzer cerca, in penetrazione, fallo sul pivot. Fallo, sì. Si vede che si conoscono perché ha scaricato quasi occhi chiusi, però c'erano tante mani del Cassano sul pivot. Gli arbitri ci hanno messo un attimo a decifrare l'azione, poi hanno optato per sì, rimessa a 9 metri. Il pivot giusto, effettivamente era sotto fallo. Rodriguez, attenzione Broggi, ha rischiato di colpirla al volto sul movimento di busto, poi è riuscita a fermare l'impeto del braccio per fortuna. Ancora 9 metri, si prende ora il gioco. Rodriguez centrale, passivo, contiamo. Ah, ci va, se la perde. Light, ancora Bernardelle, questa volta prova sul primo palo, ma vediamo. Mila non si è mossa. Michele, vediamo centrale. E va a minacciare, brava, però anzi, fa il passaggio. Non era Bernardelle, ma col numero 20 era subentrata Sara Maestrello. Sara Maestrello e quindi il Cassano ha possibilità di doppiare sì, praticamente il Malo. 11 Cassano, 6 Malo, 24... 20...
rimane vicino. In attacco Boggi, turno di riposo doppio per Bianchi. Montoli, ecco qua, allora, chilometri per l'ala, va sul primo palo molto bene, sfruttando proprio il taglio a doppio di Eva Boggi, ha spaccato la difesa in due. Giulia Milan ha tirato completamente sola in quella porzione di campo. Ancora un Eret classico, un semi-Eret. Sì, però di solito si fa per la ragazza il secondo palo, lei l'ha fatta e ha tirato sul primo. Nel frattempo prova la carta Zambon tra i pali, Rodrigo Sabino, quindi cambio di portiere per la squadra ospite. Giulia Zambon con numero 90. Attacca il Malo, cambio di direzione, brava, si è infilato col braccio, è molto brava l'ala del Malo che va ad evitare la giocatrice Cassano e va a depositare la rete 12-7. Fabis appena rientrata dalla sanzione 2 minuti, la più lesta su questa respinta. Oh, ho visto le ragazze di Zocca, sento che stanno urlando, è entrata Zocca a sinistra. Ho visto un cartellone. Sì, anche perché potrebbe essere, noi speriamo in caso di vittoria, quindi non sia necessaria gara 3. Ci hanno preannunciato, potrebbe essere l'ultima gara ufficiale della nostra Zorica. Tanto parte Barresi in contropiede, dalle fusine, molto bravo, fil di palo, non potentissimo ma estremamente preciso. Ma difensore del Cassano si allunga Nila ma non ci arriva, ed ora il time out lo chiama Coccionelli perché sul massimo vantaggio più 6 le sue ragazze si sono un attimino distratte, quindi vuole tenere alta l'attenzione. Hanno recuperato 2 gol, non solo l'attenzione ma anche l'attenzione, perché dopo siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco, anzi probabilmente ne mancheranno 4 dopo il time out, quindi Cassano che ha allungato su massimo vantaggio più 6, ora Malo ha ridotto leggermente le distanze, però sarebbe importante andare al riposo con un margine più tranquillo. Ovviamente poi i 30 minuti saranno ancora non lunghi di più, però insomma già un più 6 inizia a essere un vantaggio importante, più 4 invece penso che sia decisamente pochino per vivere in tranquillità al secondo tempo. Direi che sul più 6 tu porta qua che io porto a casa. Più che altro costringe il Malo a forzare, a giocare in velocità, a forzare qualche passaggio, quindi a commettere anche qualche errore. Riprende il gioco, 4 minuti esatti al termine del primo tempo. Eccolo lì, sì. Abbiamo anche Cobianchi in panchina, abbiamo sempre Montoli pivot. Attenzione, su Zocca marcatura, lancia, scarica. Esce Gozzi per aiutare le compagne. Molto campo, cerca di... Tentativo di scarico al pivot, che però viene anche colto in taglio in area, quindi palla recuperata dal Malo. Attenzione perché possibile meno 3. Sì. Con Dalle Fusine che scarica per Barresi. Molto per bravo il difensore del Cassano che ha impegnato. La palla spizzicata leggermente. Ha impegnato, va che va, guarda, è grande! Ha fatto un fiore e gli ha beat sopra. Bellissima azione in prima fase di Giulia Laita, che però al momento del tiro perde il controllo della sfera, la palla si altissima, perde abbondantemente oltre la traversa, peccato. Si era creato manuale uno spazio bellissimo con i difensori che attenzione andavano a Rodriguez, grande, grande giocatrice, grande gesto, finta, due difensori ci cascono, cambio di direzione a sinistra, rimbalzo a terra, palla sotto le gambe portiere, assolutamente classica questa azione. Scarico all'ala ma non c'è più spazio. Ripartiamo, molto bello quel gesto il Malo zitto zitto ha dimezzato il gap, fondamento in attacco. Brutto finale del primo tempo per la squadra di casa. Sì, sta un ottimo più 6, Luca. Dilapidando il vantaggio, ora Malo ha incredibilmente la palla del meno 2. La fida ovviamente a Rodriguez, poi fallo su Barresi, quindi rimane in avanti. Sono la molto abituati veneta a giocare sotto pressione su fallo, è 3 contro 2, scaricare al pivot, e se prende la palla al pivot ovviamente non c'è chance per la difesa. Pozzer, 2 minuti alla fine, dalle... spazione, tocca Nila ma non ferma, quindi Giorgio Dalle Fusine riporta il Malo meno 2.
e soprattutto parziale 4-0. Pivo, Tortoli si gira, che bello! E meno male, spezza l'incantesimo, Gloria. Grande, recupera la palla dalla spazzatura con schiena sul difensore, perno su piede, lo supera, palleggio, tiro, sembra tutto facile. C'era stato quel parziale 4-0 a favore delle maladensi. Del Malo. Il Cassano da grande una... Grande Montoli, veramente, azione tipica da pivot con difensore sulla schiena. Passi! Passi in attacco. Vediamo se c'è possibilità del contropiede per il Cassano, ma... Un peccato per il Malo, stava... Sì. Poteva rimanere a una distanza di due, a un minuto dalla fine. Peccato aver fatto un errore di questo tipo. Zocca centrale. Prova il Cassano, cercherà di fare un attacco lungo. Entrati ora nell'ultimo minuto del primo tempo. Adesso marcatura anche Montoli, molto... Ah, intercettato il passaggio, la riprende, brava! Brava! Ah, 8 secondi dalla fine ha evitato il contropiede del Malo. Cassano sta soffrendo un po' questa marcatura, sì, uomo. Sì. Non trovano fluidità nel giocare in 5 contro 5. Sì. Passivo. Chiesa Gozzi. Riparte. Light ancora Gozzi. Si propone. Ah, brava! Peccato! Stavolta c'è anche un bel intervento di Giulia Zambon, che sta meritando la fiducia del suo coach. Era un po' pressata e ovviamente ha perso di precisione. Mancano 10 secondi, ragazzi. Se l'è persa. Meno male. Ci ha messo il braccio Montoli. Poteva anche pensare. 5 secondi al termine. Vediamo se ci sarà tempo. Col braccio e dare. Vediamo, su tutti lì. Quindi non riprende il gioco. Quindi sarà un tiro franco. Sarà la stessa Rodriguez a incaricarsene. Ovviamente le più alte. Ricordiamo, giocatrice deve stare con il piede a terra e anche i difensori non possono staccare i piedi da terra. Vediamo se Mieret. La palla passa in qualche modo, seppur deviata, ma Nina Bertolino riesce a stopparla cacciando. Quindi Cassano che 13-10. Va in archivio, primo tempo sul 13-10. Con un anche più 6 che si è lasciato partita perdere. Che sta andando a spazi, Cassano ha il pallino del gioco, però... decisamente contro le reti, non ha ancora chiuso la questione, quindi ci aspettano altri 30 minuti di sofferenza e quindi noi ci andiamo a riposare, perché te li vogliamo raccontare con tutta l'energia, tutta che la possiamo. Carica per il secondo tempo. A fra poco, ciao, ciao.
Eccoci qua, pronti a raccontarvi il secondo tempo. E partiamo sul 13-10 per il Cassano, e Cassano in attacco. Cassano che deve ricostruire il vantaggio, yes. Toccato il più 6, poi il Malo ha chiuso decisamente meglio il primo tempo. Anche per degli errori sui 6 metri abbiamo visto, qualche errore. Parte Michela, cambio direzione, intercetto, come il primo tempo, la seconda azione, vediamo cosa fa il portiere. Panion! La tocca Nila ma non riesce a fermarla. Che sfortuna! Riparte Cassano, veloce, scarica. Finta! Che bello! Che bella parata, portiere sicuro, sta sui due piedi e elude il tentativo del terzino Cassano che si era liberato solo su 6 metri. 13-11, attenzione. A 11, certo, ma diciamo che vediamo come si svolge. Adesso abbiamo il numero 77 del Malo che gioca fuori, scarico, l'ala non c'è spazio, passivo, risale ancora attenzione. Rodriguez e va a colpire, meno uno, attenzione, il Malo ha deciso di provarci come giusto che sia, fino in fondo. Michela Cobianchi, scarica ancora, vediamo, Cassano ripartiamo. Si deve svegliare da torpore, da quel 12-6, una sola rete. Mentre 6 per il Malo che ha quasi completato la rimonta. Montoli cambia posizione. Resettare, ricostruire tutto da capo, dimenticarsi del freschissimo passato, ma riprendere a macinare il gioco come nella fase centrale del primo tempo. Che brutto scarico, con un sottomano l'ha tirato troppo avanti, là l'ha potuto solo recuperare senza possibilità di coordinarsi verso la porta. Michela, terzino destro Cassano. Broggi in questo momento, posizione di terzino destro, poi sulla respinta di... No, non è stato toccato. Sì, c'è stata la parata di Dulghiero, ma poi tra Montoli e un difensore qualcuno ha toccato. Il palo è passato via, però... che bella! Va a stoppare Gozzi addirittura. Sì. Quindi altra chance per il Cassano che deve assolutamente segnare. In qualche maniera Cobianchi oggi rischia sfondamento, poi va a prendere perché con la sua spalla sinistra è andato a impattare un difensore del Malo che era fermo. Nel frattempo è rientrata Dulghiero e tra i pali Zambonna si era ben comportato, anzi aveva subito una sola rete, è entrata nel momento peggiore del Cassano, forse ha contribuito anche lei con un paio di parate non eclatanti, ma due palloni l'ha toccati, quindi però la scarica, Sabino preferisce spazio, riaffidarsi a Dulghiero. Non so se è passivo, non vedo l'arbitro. Sì, ora Cobianchi finta, poi va a tirare, però disturbata, quindi 9 metri, ma rimarranno credo 3 o forse 4, ma credo passaggi. Più 3 passaggi. Ecco, va palla Boggi che toglie le ragnatele dall'angolino, come si suol dire. Elevazione sontuosa per Eva Boggi. Gol in un momento importante. Sì, era decisamente un ottimo momento per andare al gol. Luca, ti devo dire che vedo il Malo molto più veloce, molto più reattivo, ha accelerato la velocità di esecuzione. Ha cambiato marcia su indicazione del proprio allenatore, ora sta provando, anzi si è portata a meno 2. È dispendiosa la cosa ovviamente, però per ora ha dato frutti. Diciamo che sul meno 6 qualcosa deve inventarti e Rodrigo Sabino ha deciso di aumentare una marcia. E per ora le cose stanno andando giù perché le sue ragazze hanno quasi completato il riaggancio. Barresi! Wow! All'incrocio, che bello! Riparte Cassano. Difesa del Cassano non attentissima, ma bello il gesto atletico e tecnico di Barresi. Bella centrale, balla dolce, e riesce l'ala del Cassano a metterla sotto le gambe del portiere. Ma 15-13, sì, 15-13, allora non ha segnato. 15-13, Cassano è riuscito a mettere, stare più su. Ora più le difese sembrano un po' saltate, sembra quasi più una sfida all'ok corralo, uno contro uno. Si prova a mantenere a galla i propri attacchi. Gira palla dalle fusine, Rodriguez, taglia doppio piede per Barresi.
Elefosine va in uno contro uno, scarica Pabis, ma risposta di Nila, contropiede Lancia, sulla Lancia, destra per Montoli, Panion che affonda. Erano un due in contropiede, Luca. Attenzione, Cassano manca un po' di giocatrici. Però Barresi preferisce fermarsi, non aveva cose chiare, rigore, poi sì. Palla Rodriguez che dal lato della sua esperienza va a prendersi un 7 metri sacrosanto. Quando non fa il primo contrasto sulla prima finta, dopo è troppo tardi. Sarà 16-13. Barresi a incaricarsi della trasformazione, Cassano prova la carta Sara Piatti. Ho visto che si scaldava bene nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Vediamo. Intuisce il lato, ma non riesce a fermare la palla. Alzato il piedino destro e il numero 77 del Malo lì l'ha piazzata la palla. 16-14. 16 Cassano. Eh sì, 5 minuti sono passati. Chiama schema centrale al Cassano. Cobianchi a destra. Cassano che quantomeno è riuscito a tamponare il momento peggiore, però ancora non ha trovato la punita. Ora è entrata, non precisissima in questo caso Dulghero, perché tiro di Boggira angolato ma non fortissimo. Dulghero sembrava poterlo controllare, ma poi la sfera gli sfugge e si insacca le sue spalle, quindi ancora alla libera del Malo, ma il portiere Cassano ci mette il piedino. E palla a fondo campo, quindi possesso Cassano che ha possibilità di andare su più 4. Dall'ala Bertolino oggi sta avendo ottime percentuali, quindi non ottimale la scelta tattica del Malo di andare continuamente a provare soprattutto dalla sinistra. Penso abbiamo fatto 1-2 reti su 7-8 tentativi, non ho tenuto lo score preciso, ma sicuramente non la soluzione di tiro migliore per il Malo questa sera. Che brutto passaggio Roy su Michela, per fortuna erano entrambe sotto fallo. Marcatura su Cobianchi. Sì, Malo torna in marcatura uomo come su Zorica Jovovic al finale del primo tempo, che gli aveva consentito di recuperare qualche pallone, deve essere onesti. Ora ci riprovano con Cobianchi. Palla Gozzi, deve risalire. Chiude bene la difesa del Malo. Prova Boggi dalla parte opposta. In penetrazione! Ma scusa, la Broggi non era pivot una volta? Buon momento per Eva Broggi, sì, ha giocato sia pivot ma anche terzino. È un po' strano vedere a terzino adesso, sinceramente. Di solito quando viene impiegato come terzino, ovviamente, più classicamente a sinistra. Allora, azione insistita da parte del Malo, che va in gol con la sua giocatrice numero 3, vale a dire Gaia Lapo, subentrata in queste fasi. Però sicuramente Eva Broggi, una delle giocatrici on fire in questo avvio di ripresa, che sta provando a risuolare la carica dopo un attimo di appannamento delle sue compagne. Più 3 con Cassano che attacca, proprio Broggi, Cobianchi, prova in penetrazione, rigore, si va a guadagnare un rigore, credo anche un 2 minuti, ai danni della numero 22. È stata brava Michela a prendere il contatto e il vantaggio continuato, è entrato in area. Abbiamo una rigorista, Luca. Sì, Giulia Milan. 18-15, momento importante, 8 minuti. Una finta. E gliel'hai un po' gufata, devo essere sincero. Mi sa che... Mi sono accorto dopo, Luca. Non ho voluto dire nulla, ma ho detto, qua non va mica bene. Me ne sono accorto dopo averla detto. Ho detto, dovevo stare... Io ho provato a farla passare liscia. Ho perso una buona occasione per... Perché non ha preso neanche la porta, a meno farsela parare. Rimaniamo su più 3 con il Malo che attacca. Malo che gioca senza pivot per l'esclusione di Marta Pozze, la centrale. Barresi, sempre lei, attenzione, elude l'intervento difensivo e anche Nila non può nulla. Ha tentato il colpo di Reni, ma senza effetto. Va che c'è lo spazio, ma che brava l'ala del Cassano. Ha aspettato per un momento, poi non me la
l'ala del Cassano, l'ala destra, Zanellini. Sì, Zanellini, sembrava che non avesse spazio ed a un determinato punto difensore del Malo stava rientrando, ma lei ha visto che aveva quel mezzo passo di vantaggio, si è buttata a semiere, gol, molto brava, 19-16. Cassano che sta resistendo con l'unico con i denti questo vantaggio, 2-3 reti, sembra di vedere il finale di mercoledì dove una volta andato sul più 3 con lucidità e con anche coraggio e cuore ha mantenuto quel vantaggio che ha permesso di vincere gara 1. Vediamo se sarà sufficiente questa sera o ci vorrà qualcosa in più. Beh, diciamo dopo il 2-0 passivo il Cassano è sempre stato in testa. Passivo per il Malo che prova un tiro in sottomano con Dale Fusine, ma il tiro viene stoppato. Contropiede per Gozzi, si deve allargare. Buah, a questo parata. Punto è rientrata Zambonne, neutralizza. Mannaggia, con la mano sinistra di richiamo, che bello. E che bella azione anche la giocatrice Cassano. Il troppo che stava già da parte opposta, Dale Fusine. Brava, viene brava che l'ha tenuta. Fermata da brava. Eva, senza concedere 7 metri. Brava Eva. Un fallo a dosare l'energia. Giusto, il momento giusto e spingendola fuori, senza farsi superare la sua destra, e questo ha determinato. Nel frattempo, scontata la penalità. Nuovamente ranghi completi. Lungo giro di palla per il Malo, ci doppio pensa pivot. Su. Attenzione, bella l'idea, si era liberato, ma Montoli, passaggio lungo, poi Montoli in contropiede. E ne va a realizzare. Devo dire che il contropiede della Montoli è molto tranquillo, perché io non l'ho vista andare a manetta. Lei è partita osservando il portiere. Beh, aveva un netto margine di vantaggio, sì. Quindi ha preferito non correre i rischi. Data è ridotta, va bene. Ma allora 20-16, sì, più 4 il Cassano. Passati 11 minuti, il Cassano sta provando a ricostruire il suo vantaggio. Sì, certo. Barresi, Rodriguez, si accentra. Tiene, di rigore, minuti, credo anche due minuti, oggi, giusto, sì, c'è stato il disturbo. Si poi è visto che non l'aveva Rodriguez preso. È riuscita a concludere positivamente, ma il fallo c'era e quindi giustamente sanzionata Eva Boggi con due minuti di penalità. Rientra il Super Zoc, come gioca Cassano? C'è già portiere? Cassano con Escrepe, sì, vediamo già Nila Bertolino comodamente in panchina, comodamente tra virgolette, nel senso sarà molto preoccupato. E poi ovviamente per sopperire la mancanza del terzino numero 35 dentro Zorica Jovovic, poi probabilmente si giocherà ovviamente senza portiere, quindi i sei ruoli in attacco completi, ma porta sguarnita, e poi qualcuno probabilmente Sara Zanellini marcatura a un certo punto Zocca. Andrà a dare il cambio a Nila, marcatura contromossa immediata di Rodrigo Sabino che prende in marcatura uomo proprio Jovovic, e abbiamo un po' sofferto questa marcatura uomo nel fine del primo tempo, quindi vediamo se nel frattempo Nelli aveva dato indicazioni anche per questa situazione tattica. Wow, e che brava la risposta, è scarico per l'ala e Giulia Gozzi si fa trovare pronta all'appello. L'inferiorità numerica riesce a molto bene. Quanto c'è ancora? 1:22, c'è tanto da stare. Eh sì, sì, stringere i denti, fase cruciale, più 4. E neutralizza Nila, poi la palla coccia sul palo e poi Zanellini a tuffarsi, ma non riesce a raggiungere in tempo. Che peccato. Rimane in avanti il Malo. Recuperare la palla a Cassano su più 4. Inferiorità numerica erano un bel numerello. Eh sì, si sono persi l'ala. Va a realizzare numero 2 del Malo, vale a dire ancora power play Stefania Alfonso. Esce il portiere del Cassano, è entrata giocatrice che è Zocca, centrale. Ecco, andiamo, subito marcata. Esatto, sì, stiamo attendendo la contromossa. Ponti, Cobianchi, Zanellini, gira palla Cassano, 25 secondi a far passare, litiga un po' col pallone, Elisa Ponti, infatti è subito passivo, Gozzi viene fermata, un po' con le cattive. Un po' di fallo di due minuti, sì. Molto brava a andarsi a prendere, quando c'è il contatto continua e ovviamente obbliga il difensore ad accentuare il fallo, e due minuti
indiscutibile 21-18 per il Cassano. Con il numero 3 è Gaia Lapo. Due minuti, riparte Cassano. Per il Malo 5 esclusioni, ma tutte con 5 giocatrici diverse, quindi Bavi a distribuire su... il carico dei falli. Ci parla su l'allenatore del intanto Cassano. Esatto, proprio Nelli che va a fermare il tutto, non è proprio convinto della prestazione del suo ragazzo in questa fase, che hanno sì superato il momento peggiore, quelle sì, che ha visto il Malo arrivare a meno uno con la palla del possibile del pareggio, quindi hanno respinto questo attacco, però non vede ancora la fluidità che sperava e quindi preferisce giocarsi il secondo cartellino verde. Ricordiamo, 3 a disposizione nell'arco del match, 2 per tempo, quindi uno a testa utilizzati nella prima fase di gioco, ed ora Onelli si gioca il primo dei due rivaletti del secondo tempo. Bene. Va bene, siamo quasi a metà della ripresa, 13 minuti e mancano 17 scarsi. Partita ancora lunga, Cassano ha ricostruito un buon margine, si è riportato a più 5, ricordiamo un più 6 intorno al 20° del primo tempo, però è ancora lunga, il Malo ha dimostrato più di una volta di avere forza e lucidità per riaprire il match, anzi per riavvicinare, perché a 5 reti a 17 minuti alla fine il match non è sicuramente chiuso. Certo, abbiamo visto una bella velocità di base nel secondo tempo il Malo, che poi si è un po' persa con il Cassano che si è alzato un attimino l'attenzione in difesa, questo ha determinato un po' anche il calo della velocità del Malo e la possibilità del Cassano di recuperare, che adesso è a più 3 con la palla, più 4 in mano, a 17 alla fine. Attacca Michela, scarico bellissimo, no look, però è troppo però esterno, deve recuperare il pallone, quindi non ha più chance di tirare. Pino, bello lo scarico Montoli. Per Montoli, ha fatto il suo Montoli questa partita. Luca si è guadagnata la posizione, ben servita dalla compagna, e poi fa il suo girandosi sulla piastrella e realizzando. Cassano che si riporta a quella soglia conquistata più tempo di adesso è più 4, più 4 tempo sì, più 3 allora... alla fine, quindi però palla malo, quindi vediamo. Esce Montoli, scarica e para portiere laterale la palla, e quindi su... di nuovo in possesso malo. Sul tiro da fuori di Nina Buna interviene Bertolino, a palla finisce il fallo laterale, rimane attacco il Malo. Vediamo un po'. Ma è andato fuori la Barresi, sì, trova il barco tra il primo secondo e trova il barco tra Nina e il palo. Ma era andato fuori la Rodriguez, non la vedevo più. Brava Barresi, Micaela, bel gol. Ah, in inferiorità numerica ancora il Malo, sì. Gli hanno fatto fare un gol in inferiorità. Peccato. Non attentissima, peccato in questa situazione. La difesa ancora del l'ala. Ah, perde la palla, per fortuna recupera, scarica ancora. Panion, parato col piedino destro, molto bello la parata del portiere del Malo. Ancora un bel intervento di Giulia Zambon, che è stata ributtante nella misca da suo allenatore e sta ripagando la fiducia. Sì, hai visto la portiere che ha detto l'arbitro, si può spostare che dovrei passarlo alla mia giocatrice, alla mia collega. Lei alla mia, ha le sue procedure, quindi... Lì deve andare, non può darla da... Ecco, attenzione Barresi, l'ala. Poi Fabris sta trovando buone soluzioni sulla fascia destra, il Malo. Il portiere del Cassano si arrabbia perché c'ha chilometri lineari l'ala destra del Malo per entrare. Prima passaggio tra primo e secondo, ora chiusura del primo e scarico all'ala, quindi lato sinistro della nostra difesa non precisissimo in questa fase, e giustamente Nila richiama le compagne a una maggiore attenzione in questa fascia di campo. Ah, scarica male, fuori. È Malo che si è riportata sotto di due reti, attenzione, conquista possesso palla, quindi continua l'altalena di punteggio. Cassano che sembrava aver ritrovato la via giusta, ma subito il Malo contrattacca, sarà da soffrire fino in fondo, teniamo. Sì, solo più 2 per il Cassano, ricordiamo anche il rigore sbagliato, e quindi le dura, non è assolutamente facile.
tiro del terzino, portiere c'è. Un po' troppo centrale per impensierire Bertolino. Va, Zocca, parte la seconda fase, supera, Cassano. Supera, va. Wow, deposita! Col portiere che era andato via per andare sul secondo palo, Luca. Eh sì, non è riuscita a dare forza. Sì, Jovic, ma tiro precisissimo, un po' nascosto perché c'era molto spazio sulla sua sinistra, ha fatto il cambio di direzione a destra, ha coperto un po' il pallone a Zambon che non l'ha visto e seppur non potente, quando ha tentato l'intervento era troppo tardi. Ah, gol del Malo. Però hai notato la l'ala sinistra mi sembrava, ma non vorrei... Quindi il numero 2, sì, vedo che dà il 5 a Rodriguez. Quello che voglio dire... Ancora Alfonso. Il numerale di Zocca era stata la partenza. In partenza aveva superato due giocatrici con lo spunto, quindi il Malo era nettamente inferiorità numerica in difesa. Lì è stata la sua intelligenza. Cassano che attacca con Broggi, sì, finta, poi viene... Svai minute! Tirata giù per un braccio, quindi sì, si è agganciato sulla spalla della maglietta e l'ha buttata praticamente sbilanciato completamente, giusto cosa. Michela a tirare il rigore. Io di parla solamente Luca adesso. Sì, Michela aveva tirato fuori il primo tentativo nel primo tempo, ora vediamo. Sì. Va a farsi perdonare e segna un gol importante in un momento, certo, delicato. Più quindi, tre del Cassano, giustamente, sì, sì. Il capitano, la giocatrice più esperta, deve prendersi questa responsabilità e lo fa in maniera egregia. Cassano che ha possibilità di giocare in due minuti, allunga nuovamente a più tre, ma ovviamente la partita è ancora apertissima e soprattutto ancora lunga. 12 al termine in questo momento. Barresi, buono il lavoro di Broggi che concede solo 9 metri. Si lamenta perché sotto fallo continua, comunque la norma dice tu fai, tieni sempre il fallo, poi dopo Alfonso, la, Potser, fermati solo quando l'arbitro Rodriguez fischia. Attenzione da che fuori, bello! Buca le mani a Bertolino. All'incrocio dei pali, difensore alla difesa si fa bucare. Scarica, la perde! Andrà in seconda fase, vediamo, ritorna Broggi, sarà un brutto fallo, attenzione, vediamo cosa dà, solo rigore perché lei aveva nettamente recuperato la palla dopo in un secondo momento. Temo che stia aspettando che sì, Vassiliano, però credo che questo sarà un due minuti, vediamo sicuro, bisogna vedere che quale, che cosa, perché aveva preso la palla dopo è andata a travolgere, vediamo. Svai minute. Pensavo un fallo più grave. Sì, sì, Luca. Ha recuperato sulla corsa, poi è andata... Ha perso il controllo della palla, perché se la palla riusciva a tenerla lei, ovviamente a quel punto anche interferendo con la giocatrice del Malo, possibilità del meno uno per il Malo, Luca. Sì, soprattutto tiro dei 7 metri con Barresi, Micaela Barresi, pronta. Petazzi. Abbiamo Petazzi che va... Dobbiamo asciugare il terreno, dove è caduta Eva? Un applauso Petazzi! Vediamo, rigore importantissimo, 18. Tocca Nila ma non ferma il pallone che si insacca e siamo ancora qui. Cassano 24, Malo 23, una rete di vantaggio e poi soprattutto inferiorità numerica per entrambe le squadre, quindi de facto parità numerica, però fa 35 secondi, rientrerà per prima la giocatrice del Malo. Ferrazzi nel frattempo di nuovo in campo Ferrazzi che era a riposo dalla prima fase di gioco, ha bisogno di terzina, ha bisogno di forze fresche Onelli e si affida a Sofia Ferrazzi, numero 5. Palla che arriva a Gozzi, ma nel frattempo chiude la difesa. Ferrazzi, Jovovic, supera il suo difensore, no! Palo, peccato. Rigore, rigore, c'è... due minuti. No, ha lasciato il vantaggio, solo due minuti. Quindi due minuti, ma ha dato il vantaggio giustamente, perché quando ha tirato Jovovic era libera e in equilibrio. Certo. Quindi rigore a Giorgia dalle Fusine, cioè scusate, due minuti a Giorgia dalle Fusine. Cos'è definitivo? Cos'è? No, è il primo per lei, quindi no, è stato bravo e Malo perché hanno distribuito due minuti su tante giocatrici. Sette sanzioni su sei giocatrici, quindi hanno distribuito bene il carico dei falli. Possibilità del pareggio per il Malo, Luca. Eh sì.
Sarà un finale, sarà un finale a Cardio Parma, bravissima Zocca, poi in questo caso sfortuna anche nella seconda fase prima, cioè, però non ha determinato la parte che ha decimato le giocatrici del Malo con l'espulsione, però gira palla il Malo, sono conscio dell'importanza di questo possesso. Rodriguez scarica per Barresi, per non arriva la palla, ma c'è anche fallo sulla stessa Rodriguez. C'aveva sempre il suo pivot, attenzione. Dovrebbero essere un po' più addensati al centro, secondo me, giocatrice Cassano. Ah, Anna Pozzer va da sola. Se l'è persa. Si è distratta a difesa del Cassano. Si è persa Montoli. Parità. Se l'è persa Montoli. Tutto da rifare. Anche se, ricordiamo, il pareggio potrebbe bastare a Cassano. Ma se gioca su questo siamo rovinati. Mancano 9 minuti e mezzo. Non me la sento di amministrare un 24 pari. Di considerarlo come... risultato buono. Cobianchi, wow, la capitana. E beh, come prima Giorgio delle Fusine, ora è Michela Cobianchi, devono prendersi loro carico di questi palloni pesanti che in queste fasi pesano molto di più dei canonici 4 etti e rotti. 30 secondi di inferiorità per il Cassano. No, mi sembra che sia in inferiorità magari il Malo, giusto? Sì, sì, ancora fuori dalle Fusine, ancora per 20 secondi. Poteva essere azione, un fallo più grave. Esatto, poteva esserci rigore, probabilmente anche un 2 minuti, però l'arbitro però ha optato per un 9 metri. Sta chiudendo tutti i vacchi a difesa Maranto, con le buone e con le cattive, più con le cattive in queste due occasioni. Attenzione perché siamo anche sotto passivo, quindi potrebbe... essere brava, positivo brava. Poi chiaramente palla alle stelle, ma c'è adesso stato parità numerica per il Malo. Malo ha recuperato tutte le sue effettive, avrà, però è sotto passivo e ciao Barresi. Sì. Concluso non, con 9 metri con la giocatrice che rientrava 2 minuti non ci sono rese conto che i passaggi erano stati effettuati, quindi scade il passivo, viene fischiato per eccessivo numero di passaggi. E Cassano che respira, si può portare in avanti 8 al termine più 1 possesso palla per portarsi minimo a più 2. Per fortuna che la Michela ci ha fatto quel golletto lì, scarica su Ferrazzi Panion. Ora sono tutti i palloni che diventano infuocati da qui alla fine. Gozzi trova un secondo palo millimetrico, si allunga Zabon ma non ci arriva. Più 2 il Cassano. Anche questo era un pallone pesantissimo. Mannaggia che tensione. Dentro di nuovo Fabris sull'ala destra. Pozzer a girare palla con Rodriguez e Barresi. La sorella Marta Pozzer a pivot. Adesso pivot. Barresi da fuori. Wow! È stata una deviazione, mi è sembrato di Montoli, ma è riuscito a gestire Bertolino. A toccare la palla quel tanto che basta per mandarla sopra la traversa. E ancora un grosso sospiro di sollievo sulla panchina Maranto. Seconda azione senza subire rete. Più 2 Cassano, 26 in attacco. Un altro minuto è trascorso, 7 a termine. Marcatura donna su Zocca. E abbiamo dimostrato di soffrire questa tattica, quindi ora bisogna inventarsi qualcosa. Povera Cobianchi. Ferrazzi, uno contro uno, scarica per Gozzi. Oh, Gloria sola. Wow! Ancora una volta, palla Michela in cassaforte con Michela. C'era il pivot che era liberissimo. Michela, 3 reti le ultime 4 del Cassano, prima del rigore, quindi si è liberata di quell'errore precedente dei 7 metri. Brava. E da lì ha messo a segno 3 reti, altre 2 stazioni dopo quei 7 metri. Cassano, allora va anche a lottare battaglia a recuperare palla. Attenzione, prende gioco velocemente, però il Cassano difende con attenzione. Grande uso delle braccia, grande concentrazione. E questa volta il time out di Rodrigo Sabino. 24-6 alla fine, più 3 Cassano. Grande difesa del Cassano, uso delle mani e concentrazione dei difensori in prossimità della palla. Molto bella questa difesa. Chiaro che adesso sono un po' saltate tutte le geometrie tattiche, si gioca più col cuore che con la testa, bisogna mettere in campo tutto quello che è rimasto, tutte le energie residue, anche psicofisiche, ci si gioca la stagione in questi
6-7 minuti che mancano a termine, sì. In caso di sconfitta del Malo non sarebbe retrocessione, perché ricordiamo c'è un secondo turno, però dovrà ricominciare, resettare, fare un altro turno al meglio delle tre partite, mentre per il Cassano in caso di vittoria o pareggio sarebbe salvezza definitiva, fine della stagione in pratica, certo, raggiungendo quello che era l'obiettivo iniziale. Ricordiamo Cassano ha deciso di disputare questa Serie A Beretta senza l'apporto di giocatrici straniere, l'unica squadra a farlo, quindi grande merito in caso di salvezza per questa scelta. Sì, siamo a quasi 24 minuti, quindi sei alla fine, più tre Cassano, deve continuare con la de buona difesa. Ancora un timeout a disposizione per entrambi gli allenatori, ne ho utilizzati due a testa. Negli ultimi 6 minuti di gara Rodriguez prova a liberarsi ancora, molte mani tra Michela e tra Ferrazzi sulla Rodriguez, attenzione Barresi, prova a scaricare il pivot e poi la stessa palo, possibilità del contropiede, parliamone su, anche sola sui 6 metri non so come gli era tornata la palla. Sì, ha avuto un rimpallo favorevole, è stata brava a approfittare, poi sfortunata nel palo e poi Cassano non si è accorta che c'era Gozzi tutta sola sulla fascia, non è arrivato il lancio, non so se per scelto perché non l'hanno vista, però sta di fatto che Cassano conserva questo possesso palla. Ferrazzi, che fallone. Comunque da giocatore numero 77 del Malo il regalo se l'è tenuto, se l'è preso, ci ha provato, molto reattiva, molto brava, peccato è stata sfortunata poi nella conclusione. Possibilità più 4 per il Cassano a 5 alla fine. Passivo Jovovic 1 contro 1 di sinistro, rigore, si di guadagna sinistro. 7 metri. Vediamo se sarà sempre Michela, sì. Non è facile. No, assolutamente 27 no. A 24, palla importante. Realizza. Sì. Michela non ne ha sbagliate una negli ultimi 10 minuti. Sì. Siamo già in attacco, il Malo. Palla arriva all'ala, ma chiude bene il Cassano, deve risalire. Tutto più veloce. Ora deve stringere i tempi il Malo, ovviamente. Bravi. Ha fatto 10 minuti che il Cassano sta facendo una difesa fantastica. Molto intensa, molto presente, molte mani, non falli gravi ma di densità, molto brave. Però mi è uscita la... Sì, la Rodriguez sta gestendo un attimo di riposo, sta tirando il fiato. Ma nel contempo il Malo sta facendo dei begli errori. 77 sui 6 metri, adesso non ha preso la porta. 4 alla fine, più 4 Cassano con palla in mano. Marcatura su Zocca. 4 possessi palla senza segnare per il Malo, hanno permesso al Cassano di riallungare a più 4 ed ora palla del più 5 a 3 minuti e mezzo da termine con Gozzi che scarica a Cobianchi. C'era Zanellini, ma l'intervento ha impedito il passaggio. Ovviamente adesso Cassano non affetta, può permettersi anche di giocare con il cronometro. Zanellini subisce fallo, attenzione perché stava per perdere palla. 3 minuti alla fine, cambio di direzione, Michela scarica ancora, va, ci entra con il movimento di cambio di direzione a destra, si inserisce tra i due difensori, a quel punto lì non può che essere buttato a terra. 2 minuti, grande azione, grande attenzione tecnica. Perché il Malo perde per il finale una delle giocatrici più importanti, vale a dire Michela Barresi, quindi ora sarà costretto a rimandare in campo Rodriguez, crediamo, coach Sabino. Parata, brava Michela, libera l'ala Panion e Cassano mette in cassaforte questa partita. L'ala destra mi sembra. Sara Zanellini, sì. Dopo l'errore di Michela dal dischetto, va in tapin. Sfondo, si sacrifica. Si chiama... Ed eccolo qua il time out. Salvatore Onelli, l'ultimo cartellino verde a disposizione. Cassano che è tornato a più 5, 2 mezz'ora dal termine. Bisogna evitare semplicemente quello che è il suicidio agonistico. Chiaro,
che vuol dire attacco cortissimo, tentare di tirare subito, in realtà deve fare almeno 10 passaggi. Ovviamente gli arbitri chiameranno subito passivo a minimo cenno di non pericolosità, questo lo deve sapere. A quel punto lì Cassano dovrà gestire quei 2 minuti e mezzo al meglio per chiudere la questione. Cassano ovviamente dovrà gestire attacco lungo a cercare il passivo, poi ci sarà sicuramente una marcatura uomo, sarà confermata, anzi probabilmente ne vedremo anche due, vediamo cosa proverà Rodrigo sì, in questa fase. Abbiamo visto una specie di 4-2 con anche la seconda difesa da destra che va a marcare il terzino del Cassano. E poi ovviamente il Malo a palla recuperata dovrà... C'è un po' di cambi nel Cassano però. Dovrà cercare il gol immediato. Vediamo sì, Asiamacchi, abbiamo visto anche Sara Piatti in porta, sì. Quindi forze fresche per il Cassano. Non mi ricordo l'ala, si è cambiato anche l'ala. E non la vedo, la vedo sotto qua. Vedo un 8, ma non so il numero. 50. Numero 50, vediamo. Rebecca Geller. Rebecca Geller. Quindi forze fresche per il Cassano a gestire in palla. Non vediamo marcatura uomo, quindi decide di probabilmente lasciar tirare nella speranza che Giulgherova, che è stata ributtata in pivot! Campo, possa recuperare. Ora la stessa Rodriguez recupera palla e si presenta in contropiede. Eccolo qua, dicevamo, il Malo, questo deve far recuperare palloni e più velocemente segnare possibile subito. Segnare. Adesso 2 minuti alla fine, Malo meno 4. Malo che torna a segnare dopo la bellezza di 7 minuti dall'ultimo gol di Anna Pozzer al 50esimo. Mannaggia, mannaggia, meno di 2 minuti, 1 minuto e 45. Zocca scarica. Cozzi, Jovovic, attenzione, altra palla persa, contropiede. È largo. Con dalle fusine che la rincorre, riesce a tenerla. È brava, molto brava. E va a realizzare. E l'ala del Cassano che si è addormentata un attimino. Manca 1 e 20. 1 minuto e 20 al termine. Più 3 Cassano. Vediamo che Cassano eventualmente ancora in time out, vediamo se Onelli. Vediamo sembra... se l'abito da subito passivo. Geller, Gozzi, Jovovic. Un minuto alla fine, Michela. Bianchi, scarica. Zanellini in Eret. Wow. Va a realizzare il gol della salvezza, possiamo dirlo. Sì. Un minuto alla fine, il Malo andrà subito al tiro, eccolo lì. Realizza. La Barresi. Rodriguez. Rodriguez, sempre lei, numero sì. 31. Sì. Marcatura uomo. Eh sì, adesso ovviamente c'è marcatura uomo a tutto campo. La scarica, numero 50, fuori. Fuori il tiro di Geller. Manca 3, più 3 Cassano. Libera l'ala. Rodriguez da tutte le parti del campo. Rigore. Para Sara Piatti, però centri da 7 metri. Chiede il time out, ma non glielo danno il time out. Eh sì, si presenta subito dalle fusine. E realizza. 30-28. 3, 4, 3, 2, 1, finita. Cassano batte il Malo 30-28. E sono contente le ragazze del Cassano. Hanno fatto quello che dovevano fare. Bella gioia anche per la... Cassano che conclude la sua stagione con una salvezza. Si pensava dopo l'ottimo giro d'andata che potesse arrivare già dalla regular season, poi sono stati costretti a giocare questo turno di play-out, però al primo turno Cassano fa suo il doppio scontro con le guerriere Malo, porta a casa 2 vittorie sui 2 incontri e porta a casa la salvezza definitiva. Per il Malo c'è da aspettare questa sera l'esito di mezzo corona Cellini Padova per sapere chi affronteranno nel secondo turno di play-out. Ovviamente a tutte e tre le formazioni, alle guerriere Malo, alla Palamano Mezzo Corona e alla Palamano Cellini Padova, facciamo i migliori auguri, l'in bocca al lupo, e poi sarà il campo a decidere chi rimarrà con noi nella prossima stagione di Serie A Beretta o chi dovrà scendere nel campionato cadetto. Bene. Da Cassano
salutando Davide Milan alla telecamera, Davide Bianchi alla console tecnica, Cristiano Bragion alla console musicale, Cassio e Luca vi salutano, ciao, vi ringraziano, vi danno l'appuntamento Luca alla prossima stagione con il classico e consueto buona palamano a tutti. Ciao. Ballami, ciao.